squadra tosta, perché noi l'avevamo già provato sulla nostra pelle a Brindisi. Niente, abbiamo patito un pochettino sicuramente le tante palle perse che abbiamo perso anche noi, cioè dei palloni che avevamo in mano per metterle dentro, li davamo loro e loro segnavano dai canestri. Poi secondo tempo un po' meglio, abbiamo perso solo 5 palloni in 20 minuti. È stato un periodo molto importante in cui facciamo canestro noi, da tre noi loro, lì sì ho avuto tante perse, 4 bombe, 3 o 4 bombe, diciamo. Ci hanno creato questo gap, poi siamo stati bravi a difendere e a portarci a casa. E quello che volevi, una vittoria in trasferta e una qualificazione? No, volevo sicuramente, come gli ho detto ai ragazzi, per vincere solo in casa dovevamo giocare meglio, per l'ultima partita che abbiamo giocato in casa contro il Varese, contro onestamente giocando così fuori casa sicuramente è stata una cosa importante, abbiamo giocato anche con degli assetti diversi, con molti giocatori, può essere una cosa importante. Vediamo un pochettino, adesso abbiamo un'altra trasferta e vediamo che non veleggiamo sugli errori, perché stiamo molto bassi, tanti dei giocatori veleggiano qua. Mi piace, come ho detto in conferenza stampa, i giocatori che credono molto in se stessi, però che hanno detto che bisogna dimostrare il prossimo campo, questa è la tua oggi.